Buongiorno a tutti. Un saluto dopo le vacanze. Do la parola al dottor Donini per l'appello. Grazie. Ricchioli, Azzaui, non c'è. Barrasso, non lo vedo. Bresciani, Buscaglia, Cogotti, D'Angelo, Del Mastro, Foglio Bonda, Furia, Gaggino, non lo vedo, Galuppi, appena entrato, Gentile, Iacobelli, Leone, Maio, Manfrinato, Marton, Menegon, Merlo, presente, Moscarola, Paraggio, non lo vedo, Possemato, nemmeno, Raise, Ramella Gal, Rasolo, Regis, Rinaldi, Rizzo, Robazza, Rosso, Sacca, Zuccolo, presenti, c'è il numero legale, dichiaro aperto la seduta del Consiglio Comunale. Comincio a segnalare quelli che saranno gli scrutatori: Zuccolo, Sacca e Maio. Do la parola alla consigliera Iacobelli che ci ricorderà le vittime del terremoto del centro Italia. Grazie. Grazie Presidente. Il 24 agosto 2016, nel cuore della notte, la terra ha iniziato a tremare. Per molte persone è iniziato un incubo infinito. Moltissime le vittime, 296 tra donne, uomini e bambini. Molti comuni colpiti, Accumoli, Pescara del Tronto, frazione di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno e Amatrice. Senza contare Norcia e un'infinità di altri paesi tra Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo. Amatrice risulta la più colpita. Un intero paese raso al suolo. Se si pensa che gli abitanti di questo piccolo comune erano in tutto 2.657 e purtroppo le vittime a ieri 234. Non ci sono parole per poter consolare queste famiglie. Io non ho mai visitato Amatrice, non conosco nessuno, ma so che è a pochissimi chilometri dalle zone da cui provengono i miei genitori, da dove io trascorrevo le mie estati da bambina, dai nonni e dalla zia. Sono zone fantastiche, le persone sono molto ospitali e hanno un cuore enorme. L'aria è buona, il cibo genuino e il panorama mozzafiato. Ognuno ha ristrutturato per poter avere un punto fermo quando torna al paese. Non ho mai visto un attaccamento così forte al proprio territorio. Il bello di ritrovarsi insieme per organizzare feste e sagre, specialmente in occasione delle feste in onore dei santi protettori del paese. I miei zii e i miei cugini non hanno avuto danni, ma solo tanto spavento. Ma penso a chi con questo disastro ha perso tutto, casa, lavoro, affetti, a chi ha fatto enormi sacrifici per costruirsi una casa e come un soffio è stata spazzata via. A chi, oltre ad aver perso tutto, ha perso anche i propri affetti più cari. Per questo vorrei chiedere a voi, cari colleghi, un piccolo sacrificio. Mi piacerebbe che ognuno di noi devolvesse l'equivalente del proprio gettone presenza al comune di Amatrice, per far sì che un piccolo gesto da parte del Consiglio Comunale di Biella lasci il segno in un piccolo borgo della provincia di Rieti, diventato famoso oggi più per il terremoto che non per il suo piatto famoso in tutto il mondo. Vi ringrazio per avermi ascoltato e per la sensibilità che avrete per aiutare questa popolazione ferita. Grazie. Vi invito ad un minuto di ricordo.
Grazie. Al primo punto all'ordine del giorno c'è la comunicazione del deposito dei verbali delle sedute dei consigli comunali del 28 di giugno e del 19 di luglio. Al secondo punto una comunicazione della deliberazione della giunta comunale numero 257 del 1 di agosto del 2016 avente per oggetto ragioneria variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 mediante prelevamento dal fondo di riserva ordinario. Al punto numero 3 c'è una delibera riguardante la modificazione al piano regolatore non costituente variante in sensi dell'articolo 17,12 lettera G della legge regionale eccetera eccetera. Si... Prego. Solo sull'ordine dei lavori, ci si può illustrare in un minuto il prelevamento del fondo di riserva per che cosa è stato, visto che è una comunicazione, almeno spiegare per cosa è stato prelevato, visto che non... Un minuto, non so. Sì, e poi dopo se vuoi... E poi a seguire ti lascio la parola per il punto numero 3. Allora, si è resa necessaria una variazione attraverso l'urgenza, attraverso l'utilizzo del fondo di riserva per i trasporti, diritto alla mobilità, viabilità, infrastrutture stradali, spese correnti. Mi pare che questo prelievo però fosse solo corregge cautelativo proprio a copertura di eventuali, cioè il capitolo era rimasto senza fondi e quindi è stata necessaria questo prelievo al fondo di riserva, semplicemente questo. Allora, se è anomalo, ma perché dice, a noi in commissione era stato detto, peraltro concordando che viceversa serviva per fare l'intervento urgente sulla, come si dice, sulla strada segnalata da Moscarola. In effetti di viabilità sono state messe 50.000 euro per realizzare questo intervento. Poi mi pare che la copertura si sia verificata in modo diverso. Posso intervenire io forse a chiarimento? Sembrava che si rendesse necessario, vista l'inattività della proprietà, un intervento, chiamiamolo, sostitutivo del Comune che doveva intervenire direttamente e quindi a sue spese anticipare i lavori per la messa in sicurezza dello stabile e togliere il ponteggio. A seguito di una vicissitudine piuttosto complessa di sanzioni eccetera, la proprietà è divenuta più miti consigli e ha accettato, vista la Madonna di Agosto che incombeva, quindi col traffico veicolare particolarmente inteso nel mese di agosto, l'hanno fatto loro direttamente a loro spese, risolvendo quindi il problema e non rendendo più necessario l'utilizzo di questi fondi che quindi erano stati accantonati, poi per fortuna non è stato necessario utilizzarli. Rimangono ovviamente nel capitolo, ovviamente qualora fossero, diciamo, sovrabbondanti possono essere spostati alla prossima variazione di bilancio. Bene, puoi illustrare la delibera successiva? Gaido, sei tu? Presa. Allora, qui il tema è quello delle scuole innovative. Il Comune di Biella, istanza della provincia di Biella, ha partecipato a una manifestazione di interesse e il Comune di Biella e la provincia sono collocati al primo posto in regione per la qualità del progetto proposto, che si poneva l'obiettivo di fondere, di mettere in un unico ambiente scolastico l'istituto agrario e una parte dell'istituto alberghiero, quella che oggi è collocata a Biella.
Il tema di fondo è l'apprezzamento, devo dire, proposto al MIUR dal Presidente Molinari e dal gruppo dei docenti della scuola adesso Gaulenti, si basava sul principio di creare una filiera dall'origine del prodotto, e quindi qui si colloca l'Istituto Agrario, alla distribuzione del prodotto, magari passando attraverso processi di lavorazione intermedie. Tutto questo prelude alla disponibilità di strumenti innovativi, laboratori, e la possibilità di lavorare, di mettere in comune queste due funzioni tra chi fa l'agrario e quindi cura l'origine del prodotto, cioè da origine al prodotto, e chi invece si occupa della sua trasformazione in cibo classica alberghiera, ma anche in trasformazione del prodotto che potrebbe essere un semilavorato in funzione della sua distribuzione. Sto pensando, fai il pomodoro serve a fare il sugo, e il sugo lo abbini in base alle sue qualità organolettiche alla distribuzione attraverso la filiera alberghiera. Questo per semplificare, ma questo so che Del Mastro è particolarmente convinto di questo, è un sostenitore fermo di questo, anch'io non vorrei turbare le sue notti, ma devo dire che su questo ne convengo, ecco, io ne convengo. Che se ne dica? Allora, la questione è originale, devo dire, è originale, tanto da trovare apprezzamento in regione e far classificare questo progetto al primo posto. Dopodiché, il secondo posto si è collocata Vercelli, c'è stata una diatriba tra Vercelli, la provincia di Vercelli e la provincia di Biella, sul chi doveva avere il primato. Pare che tutte le due realtà siano state poi assecondate. Devo dire, la provincia di Biella ha spuntato la sua prima posizione, per cui e Vercelli la seconda, e quindi questo prelude all'assegnazione di 11.500.000 euro alla provincia di Biella e 8 milioni alla provincia di Vercelli. In pratica, in che cosa consiste questo progetto e dove sta l'opportunità dal punto di vista urbanistico? Questa prima delibera è la Regione, per dar corso a questo finanziamento e quindi alla realizzazione del nuovo impianto, chiede che l'area destinata già a servizi pubblici, perché occupava la stazione dell'ATAP, avesse una destinazione in subordine più specifica, e quindi di servizi pubblici destinati di carattere di natura secondaria, quindi di carattere provinciale, destinati all'istruzione secondaria. Questo apre la possibilità al soggetto finanziatore, che non è di fatto la provincia, ma è l'INAIL, che in base a un accordo con il MIUR, quindi con il Ministero, si impegna a realizzare, secondo l'indicazione ovviamente della selezione regionale, no, questo nuovo edificio, che deve avere caratteristiche innovative specifiche. Quindi non può essere una scuola qualunque, cioè una scuola che deve avere caratteristiche specifiche, in particolare in relazione al contenimento dei consumi energetici, che devono derivare da fonti rinnovabili, in relazione all'utilizzo dell'impianto fotovoltaico e solare termico, in abbinamento a pompe di calore o sonde geotermiche, soluzioni idriche di accumulo, lampade a basso consumo ed involucro ad elevato isolamento termico, nel rispetto dei parametri ministeriali, che sono un edificio che, rispetto ai 2.700 metri quadrati di occupazione dei capannoni attuali ex-ATAP, e questo non comprende il fronte ma soltanto il retro dell'ex-ATAP, questo consente di realizzare in pianta un edificio di 2.100 metri quadrati, alto tre piani e con i laboratori nel seminterrato, che devono ospitare 28 aule per circa 700 studenti, i laboratori e una palestra. Devo dire che se all'inizio potevano esserci delle perplessità in relazione a quello che oggi è oggetto di attenzione, ovvero il consumo di suolo, questo elemento dal punto di vista urbanistico è superato se facciamo la compensazione tra l'area che il Comune deve mettere a disposizione in proprietà ad INAIL, e qui si porrà il problema, probabilmente non a titolo gratuito, e la copertura dell'edificio. Ecco, tutto questo comporta una quota residua di 2.900 metri che saranno destinati a verde, verde che oggi non c'è, visto che quell'area ormai dismessa ex ATAP è completamente asfaltata e coperta di capannoni.
Dopodiché l'ubicazione ha anche un vantaggio, quella di collocare questo impianto scolastico in una zona che è fortemente attrezzata di standard, che durante gli orari scolastici non sono oggi sufficientemente utilizzati. Parliamo di 25.000 metri quadrati di parcheggio, palazzetto dello sport, in parte il corso 53° fanteria, che comunque coprono nel senso 1.000 posti auto, no? Quindi molto più di quanto richieda questa scuola. Pensiamo ai 123.000 metri di verde che partono dai giardini ad Arequipa e che riguardano il primo intorno di questo complesso scolastico. Pensiamo alla vicinanza di impianti sportivi quali la piscina, lo stadio, il palazzetto dello sport, 3-4 palestre scolastiche negli altri plessi. Quindi standard che vanno a integrarsi con la disponibilità, cioè con le esigenze che non sono aggiuntive rispetto al quadro attuale, ma redistributive. Consideriamo che adesso la provincia, ad esempio, spende 180.000 euro per affittare una serie di locali nella zona di Via Pella e questi ragazzi, se devono fare il laboratorio, devono spostarsi. Quindi per fare il laboratorio di cucina prima devono andare a Trivero, l'alberghiera di Caulera, adesso vanno a Occhiepo, nel centro polivalente, no? Con dispersione sia in termini di tempo sia in termini di costo riguardo al trasporto. Quindi direi che la sommatoria degli elementi che vanno a collocare lì un impianto di riorganizzazione del sistema scolastico in una luce del tutto innovativa, sia per la destinazione che è stata data alla vocazione che dovrà avere questa scuola, sia per la sua per l'integrazione che viene ad avere in un contesto di area che è dismessa da poco, no? Ma che rischierebbe altrimenti di gridare vendetta, come lo sono tante aree industriali dismesse che non trovano collocazione. A maggior ragione quest'area è facilmente raggiungibile dall'esterno senza l'attraversamento della città, è collegata sulle direttrici delle piste ciclabili e quindi tutto sommato risponde a requisiti di natura urbanistica che a giudicare dal peso propendono a migliorare l'utilizzo degli standard in città e a dare un maggior servizio anche ad una logica, in una logica nuova che traguarda un superamento della dipendenza dal punto di vista delle attività tecniche, alla dipendenza del tessile, ma che comunque puntano a un processo di diversificazione che ha bisogno di qualificare sin dal basso le risorse umane del futuro, questo biellese, che potranno incidere sullo sviluppo del biellese o potranno anche attirare altre figure in relazione proprio alla tipologia innovativa che questa scuola dovrebbe assumere. Ovviamente ci vorranno dei tempi per la realizzazione, quindi, ma speriamo che siano relativamente brevi, essendo l'INAI un soggetto che agisce fuori dalle regole della pubblica amministrazione, anche se il progetto dovrà essere sottoposto a un concorso di idee, quindi deve trovare una valutazione che poi deve essere anche condivisa dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni interessate. E quindi in questo senso noi approviamo e apprezziamo soprattutto la scelta che dal punto di vista che la scuola locale ha fatto in relazione al MIUR, è premiata dal MIUR, e quella della provincia a difendere un investimento che oltre ad essere un investimento di natura innovativo è anche un investimento che dal punto di vista economico dovrebbe portare un minimo di ritorno al territorio. Quindi diciamo le due sono le delibere, una la prima che riguarda la variante urbanistica, la seconda che conferma la manifestazione di interesse e diciamo consente alla provincia di presentare la propria candidatura nel rispetto delle assegnazioni, quindi del bando che è stato fatto, e speriamo in relazione al risultato conseguito, cioè quindi che di fatto darebbe per scontato il finanziamento. Ora, questo è quanto oggi possiamo auspicarci, ma diciamo come amministrazione comunale, avendo contribuito sin dall'inizio all'attivazione di questo progetto, no, con il vostro consenso, no, ne manteniamo lo spirito e facciamo un passo avanti per la sua realizzazione. Grazie. Passiamo alla discussione di questa delibera. I tempi per la discussione sono 10 minuti per ciascun
capogruppo e 7 minuti per ciascun consigliere. Chi è che prende la parola? C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Dino Gentile. Non vi è dubbio che è un'ottima operazione, anche in considerazione della fame di aule che hanno le scuole superiori. E noi lo sappiamo bene perché è il Comune di Biella che ospita in questo momento diversi istituti come il Liceo Scientifico, come l'Istituto Bona, nei propri edifici. Quindi, siccome la competenza per le scuole secondarie di secondo grado è della provincia, la provincia con questa operazione si attrezza poi anche a gestire autonomamente la partita delle scuole superiori finché il MIUR terrà in capo alle province, fin quando esisteranno le province, l'onere di doversi occupare di scuole superiori. Il caso biellese è straordinariamente importante perché ha conteso, diciamo, questa scuola nuova con altre città che avrebbero desiderato averla, perché si tratta di un'operazione anche dal punto di vista strutturale molto interessante. Abbiamo un territorio con la presenza di diverse scuole superiori che sono appunto in capo alla provincia, che sarà da ripensare nei prossimi anni, anche in virtù delle riforme che sono state attuate dal Ministero, la riforma delle superiori in particolare, e fare delle scelte che siano scelte politiche, anche scelte di location. Abbiamo anche molti istituti che sono totalmente decentrati, che per raggiungerli bisogna avere la corda e la picozza. È chiaro che accentrare, diciamo, verso Biella una serie di istituti facilita non solo la mobilità degli studenti, ma credo che nel capoluogo si possano trovare comunque tanti servizi indispensabili e utili per quel rapporto sinergico che deve avere la scuola con il territorio. Quindi questa, secondo me, è una bella chance che gioca la città di Biella innanzitutto e la provincia di Biella per avere una scuola di qualità, di eccellenza sul territorio urbano. Noi siamo assolutamente favorevoli e quindi voteremo. Grazie. Ci sono altri interventi? Rizzo? Sì, anche noi, anch'io condivido quello che ha appena detto il consigliere Gentile. Questa è stata, diciamo, un'operazione che ha portato qui a Biella un istituto che sarà un istituto di eccellenza, insomma un istituto che è nei piani, diciamo, di chi ha stilato il bando, cioè dell'amministrazione provinciale, della presidenza della Gaurenti, dovrebbe essere quello che permetterà a una formazione che vada dalla coltivazione alla trasformazione e alla produzione e al servizio e la distribuzione dei prodotti alimentari, come si è detto in uno slogan, dal campo alla tavola. Il progetto, diciamo, è stato partorito dalle due amministrazioni, perché fin dall'inizio l'amministrazione comunale ha dato la disponibilità, quando si è stilato il progetto, dell'area ex ATAP, dando la disponibilità all'amministrazione provinciale di poter presentare questo progetto. Questo progetto che poi si è classificato primo proprio per questa idea innovativa che esso comprendeva. Poi il MIUR, diciamo, ha, diciamo, dato corso al bando e si è proprio classificato prima e porta un investimento di 11 milioni, un investimento statale che è, diciamo, qui, diciamo, è una delle poche risorse statali che arrivano, diciamo, a Biella così in cospicue. Risolverà anche tanti problemi, diciamo, di allocazione degli studenti, come dicevo prima anche Gentile, insomma, in quanto gli studenti saranno, diciamo, spostati, diciamo, al Corso Pella e dall'istituto adesso dall'agrario, verranno concentrati lì in una scuola che avrà, essendo nuova,
avrà delle strutture senz'altro innovative, insomma non, anche nelle modalità di costruzione si pensa che questo sia, diciamo, all'avanguardia, e quindi diamo il nostro consenso, insomma, a tutta l'operazione. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, do la parola all'assessore per la replica. Foglio Bonda. Allora, è evidente che, pur non essendo dei tecnici, le parole di Dino Gentile sono delle parole che ci aiutano a chiarire che è un'operazione, dal punto di vista della scuola, un'operazione corretta. Quindi, da questo punto di vista, l'insieme del fatto che l'operazione dal punto di vista della scuola è corretta e arrivano a Biella sul territorio delle somme importanti, ci induce a pensare che questa parte qui della discussione sia una parte chiusa, risolta in senso favorevole. Ma ci restano dei dubbi, e sono dei dubbi che per noi, che siamo una forza civica, che quindi è nata su specifici progetti, su specifiche esigenze, su specifiche proposte, non ci permette di essere pienamente soddisfatti di che cosa sta succedendo oggi qui. È chiaro che questo potrebbe essere inteso come un semplice problema di metodo, che è uno dei temi che sempre sosteniamo. Spero di far capire che è anche un problema di sostanza. Ora, questa è una delibera fatta di corsa, perché scadevano i termini, e la Giunta l'ha presa il 30 settembre 2015. La nostra Giunta, poi non so, quella della provincia, c'è scritto, ma non lo so. Oggi siamo sostanzialmente a distanza di un anno. È chiaro che questa delibera in sé, per noi Comune di Biella, fa poco, apparentemente. Ci chiede solo di cambiare una destinazione, meglio specificare. In realtà andrà a cambiare del tutto, speriamo in meglio, anzi diamo per scontato in meglio, una importante zona della nostra città che adesso rischiava di diventare degradata. Da questo punto di vista è una cosa, mi allaccio, giusta. Però io e noi, come Buongiorno Biella, ci chiediamo: ma qual è il disegno che noi qui, consiglieri comunali, ci siamo fatti dello sviluppo di Biella, tale per cui siamo felici che proprio lì venga fatto questo polo tecnologico così importante? Ora, in quest'anno di tempo, dal 30 settembre, lì c'era l'emergenza, bisognava correre. In quest'anno non c'è mai stata l'esigenza di ragionare su questo tema, cioè che visione abbiamo dello sviluppo delle scuole e in generale del nostro centro cittadino. Questa cosa fa specie, se ci pensate, abbiamo addirittura dovuto sospendere una delibera in cui un tizio, una società, chiedeva di mettere a nuovo un immobile industriale per farci dentro un supermarket che non necessitava di niente, l'abbiamo sospesa perché giustamente qualcuno si è fatto il problema. Ma qual è la visione di Biella di quel quartiere? Era un problema che qualcuno poteva pensare che era strumentale, che era vero, ma ce lo siamo posti. Qui invece, oggi, a distanza di un anno, non ci viene chiesto proprio di non chiedere, di non porci nessuno di questi problemi. Prendiamo questa decisione perché 11 milioni servono, perché fare la scuola è giusto, perché farla lì? Che cosa significherà per Biella? Che cosa significherà per lo sviluppo futuro della nostra città? Questo è un tema che oggi a noi Consiglio Comunale sostanzialmente ci viene detto non è importante. Prendiamoci gli 11 milioni e mezzo che va bene così. E noi sugli 11 milioni e mezzo siamo convinti, ma ci sarebbe sembrato più opportuno che, pur tenendo conto dell'urgenza del 30 settembre, che non disconosciamo, in quest'anno qui si potesse insieme
fare un ragionamento. Lo diciamo noi perché siamo particolarmente interessati, perché noi avevamo un'idea diversa. Cioè noi avevamo detto sì, facciamo un polo scolastico nuovo, perché Biella ne ha bisogno di un polo con queste caratteristiche, e noi avevamo detto mettiamolo nel vecchio ospedale. Non so se questa è un'idea da buttare nel cestino, probabilmente sì, e non è un mio problema di oggi. Siamo disponibilissimi a dire che c'è gente che ha idee molto migliori delle nostre. Quello che ci fa specie è che nemmeno noi, che fra tutte le forze politiche del territorio eravamo l'unica che avevamo detto che volevamo fare una scuola tecnologica, avevamo anche individuato dove e avevamo anche motivato dei perché proprio lì, neanche siamo stati sentiti né informalmente né formalmente. Questa è una cosa che in questo momento ci dice: ma quale visione abbiamo noi del Consiglio Comunale? Questa sensazione di fondo generale si sposa a un'altra che noi abbiamo sempre ormai da un anno e mezzo a questa parte, ed è questa tragica sensazione, scusate se mi ripeto, che la vera decisione non sia stata presa qui, ma ci sia qualcun altro, che un politico che si ritiene più alto di noi, che ha deciso di fare la scuola e secondo me anche dove, e secondo me anche perché, e secondo me il progetto non è della nostra amministrazione, pur se è una scuola che verrà costruita a Biella. Ora, noi non disconosciamo il fatto che è bello che la provincia abbia le scuole a Biella, per i motivi che diceva Dino. È giusto, ed è secondo noi, salvo qualche sede decentrata per tenere in piedi i territori che magari potrebbero deprimersi troppo, però è giusto che le scuole siano qua, per i nostri studenti è giustissimo. Però che il Consiglio Comunale sia bypassato del tutto, perché oggi lo sappiamo tutti, siamo in emergenza, siamo in ferie, addirittura talmente tanto in ferie che degli assessori non sono tornati per rispondere a delle domande che volevamo fargli. Quindi oggi è solo per l'emergenza, dobbiamo correre, abbiamo delle scadenze. Non ci interessa il dibattito, ci interessa approvare subito, e lo approveremo. Però allora dico, come consiglieri comunali siamo seri, il prossimo supermarket, guai a chi si alza e dice discutiamo se farlo o non farlo, la prossima pista ciclabile, il prossimo giardinetto, i prossimi lavori, ma cosa stiamo a parlare dei 3 milioni di Valeria Vernero che vuole rivitalizzare il villaggio La Marmo, e ne parliamo per ore, quando su questo, che è ben più importante, perché cambia il volto del villaggio e di quella zona lì, del villaggio positivo, ben di più, potrei rubare i suoi con la sua, sì, che cambia ben di più, noi non ne discutiamo perché siamo in emergenza. Eravamo in emergenza il 30 settembre, non è successo niente per 12 mesi, siamo in emergenza adesso e quindi votiamo di corsa. Ecco. Allora, io vorrei dire questo, io lo capisco che noi poniamo soprattutto questioni di metodo. Questo metodo di fare le cose, come spesso diciamo, non ci entusiasma, per usare un eufemismo. Nel nostro caso poi qui c'è anche un problema di merito. Noi questa scuola tecnologica avremmo voluto verificare l'ipotesi con noi, non che qualcuno l'ha verificata e si dice non si poteva, perché secondo noi si poteva. Noi avremmo voluto provare laicamente a mettere sul tappeto il fatto che era più adatto il vecchio ospedale come location per un'operazione di questo tipo. Magari ci sbagliamo, ci sarebbe piaciuto poterci confrontare su questo tema. Non l'abbiamo fatto, prendiamo atto e quindi terremo le nostre conclusioni al momento del voto. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? Furia. Dunque, siamo una delibera molto importante ed effettivamente con una certa urgenza per poter permettere, diciamo, di rendere esecutiva la decisione che assumeremo qui oggi. Io vorrei precisare due aspetti, in parte anche per venire incontro a delle questioni di metodo che sono comunque sensate, poste da Fogliobonda adesso. Sensate perché è vero che questa logica di dover partecipare ai bandi per poter ottenere delle risorse per fare delle cose, cioè di non poter quindi pianificare interamente, ma dover accedere invece a dei bandi che molto spesso hanno delle scadenze, delle durate più brevi, questo vale per moltissime tipologie di bando, questo è un tipo, ma ce ne sono tante altre. Noi portiamo a casa dei soldi che arrivano da fuori, e portando a casa dei soldi che arrivano da fuori ci atteniamo alle condizioni che vengono, diciamo, indicate in questi bandi, in questo caso da un ministero. In questo caso non è il comune che ha partecipato, tra l'altro, prima cosa da doverci dire. Cioè, la questione è che la provincia ha deciso, diciamo, con
una eventuale discussione in assemblea dei sindaci, eccetera, ha deciso di partecipare a questo bando. Quello che ci è stato richiesto era semplicemente di valutare la variazione urbanistica, soprattutto in una seconda fase, quindi non tanto nella prima fase, cioè quella del 30 settembre 2015, perché in quella prima fase si trattava di fare i progetti e di aspettare che venissero fuori le graduatorie. Le graduatorie sono arrivate. C'è stato un casino, l'ha detto prima l'assessore Diego Presa, perché non si capiva se era prima Biella o Vercelli. Non si capiva neanche se a un certo punto la Regione avrebbe fatto rifare oppure no, perché c'erano, diciamo, nel modo in cui la Regione ha condizionato il bando, delle cose che non corrispondevano alle esigenze richieste dal Ministero. Hanno risolto la questione chiedendo alcune clausole che venissero rispettate, tra cui quella della variazione urbanistica. Ed è questo il motivo per cui oggi ci ritroviamo a fare questa discussione. Ma il vero momento in cui la discussione diventa urgente è quando un paio di mesi fa, tre, abbiamo scoperto che Biella era così alta in graduatoria e soprattutto si è sciolto, questo credo all'inizio del mese di luglio, si è sciolto il problema che noi eravamo davvero primi, perché c'è stato anche un momento di balletto mediatico. Quindi questo modo di operare, che è quello che non mantiene in mano al Comune completamente il governo di questi processi, ma diciamo porta il Comune a doversi confrontare costantemente con i bandi che vengono prodotti e alle condizioni in cui vengono prodotti, determina naturalmente alcuni contraccolpi di metodo, diciamo così. Questa è una prima giustificazione. C'è una seconda cosa che voglio dire, che riguarda il perché quella sede e non una, e non per esempio la questione del vecchio ospedale. Perché il bando parla esplicitamente di un terreno comunale, cioè la sede del vecchio ospedale è terreno regionale. Noi avevamo bisogno di un terreno comunale. Messo a fuoco questi due punti, questo mi sembra molto importante, perché, come dire, ripeto, non ci consente in questo caso una pianificazione completamente libera. Siamo all'interno delle condizioni che ci vengono poste da chi è che scrive i bandi, e se noi vogliamo prendere quei soldi noi dobbiamo diciamo attenerci. Vorrei usare i minuti che mi restano per sottolineare tre punti di forza di questo progetto. Il primo: si sottolinea il buon livello di capacità progettuale di questo territorio. Questo primo posto in questa gradatoria, che procura 11 milioni e mezzo di euro a questo territorio, fa seguito a un altro primo posto che riguarda i laboratori di occupabilità, che inizieranno invece prima ovviamente che sarà realizzato quest'opera, ma che si rivolgono a un'ampia fascia di popolazione di giovani e meno giovani, ai quali occorre essere rivalutati nel mercato del lavoro per poterci rimanere dentro, e che oggi si ritrovano molto spesso con delle difficoltà. Se questi meccanismi, diciamo, si oliano, se le attività che questo territorio riesce a produrre per le persone nell'ottica di una formazione a tutto tondo, non solamente la formazione classica, ma anche la formazione permanente, la formazione, noi abbiamo di che continuare a far vivere Città Studi e abbiamo anche di che riempire nuove strutture, perché in questo territorio c'è un fortissimo bisogno di politiche attive del lavoro, c'è un fortissimo bisogno di riattivare meccanismi di qualificazione. Per cui io le leggo insieme queste due vittorie: una vittoria sul laboratorio di occupabilità, una vittoria per un grande polo, una grande infrastruttura positiva dove poter, diciamo, mandare avanti un polo scolastico migliore. Il secondo aspetto è che il bando prevedeva esplicitamente la costruzione di un edificio nuovo. Questo va sottolineato. Se noi fossimo stati liberi di discutere tranquillamente, avremmo posto probabilmente il tema con la provincia, e non è che non lo poniamo, l'abbiamo posto, e in parte sugli stabili del comune l'abbiamo anche fatto andando a cercare le risorse del ministero che sono state individuate dal governo l'anno scorso per restaurare alcune scuole che ci abbiamo, penso alle azioni che sono state fatte l'anno scorso, cioè mettere in sicurezza, restaurare le scuole che abbiamo è senz'altro una priorità, ma questo bando prevedeva la costruzione di un edificio nuovo su suolo comunale. E c'è un motivo, io penso, molto chiaro.
che per ottenere gli standard molto alti di prestazioni che sono richieste, che ci raccontava Diego Presa prima, di qualità infrastrutturale, di qualità nel, come si chiama, nel risparmio energetico, è molto più conveniente costruire un edificio nuovo, di nuova generazione. E quindi io capisco anche l'esigenza, diciamo, di svecchiare e di produrre. Semmai si pone un altro problema a questa città, ma si pone un altro problema all'Italia, che prima o poi bisognerà mettere delle risorse anche per le demolizioni mirate. Questo non è il problema per le scuole, perché ha ragione Dino Gentile, noi non sappiamo dove mettere le scuole in questo momento. Però è vero anche che in alcune condizioni, di fronte tra l'altro a un trend demografico come quello che abbiamo noi, demolire il giusto dove occorre, liberare spazi, è necessario e giusto, sarebbe anche utile. Ma intanto costruire il nuovo in sicurezza per permettere il risparmio energetico, senza fare un consumo di suolo, perché noi facciamo un'operazione a saldo negativo, liberando una parte di area verde, per quello che mi riguarda è un salto verso la modernità, è un salto verso il futuro, è un passaggio verso il futuro. Ultimo punto, non è secondario, se questo posto viene messo in affitto all'INAIL non a titolo gratuito, questo va ancora trattato e condiviso, ma penso di aver capito che il Comune c'ha addirittura un guadagno su questa operazione, c'è la possibilità che ci sia un guadagno di risorse che il Comune prende per poter coprire altre spese che questo Consiglio, questo sì, è completamente titolato a decidere di come destinare. Per cui nel complesso è un'operazione che secondo me, pur all'interno di un quadro di metodo che mi rendo conto essere, diciamo, quello che è, e quindi di dover correre dietro i bandi, eccetera, però ci consente di portare a casa delle risorse, di fare una buona operazione dal punto di vista del consumo di suolo, di svecchiare una parte del nostro apparato scolastico, delle infrastrutture, di, diciamo, pregiare il nostro sistema non solo istituzionale, ma in generale di tutti coloro che lavorano i progetti. Sono state citate le scuole superiori, è verissimo, qua noi vinciamo i progetti ministeriali, il nostro territorio è in grado di produrre eccellenze, no? È meglio che ce lo diciamo anche. Io penso che la nostra operazione in questo senso sia... Ti ho attribuito il tempo del capogruppo, Penso che da questo punto di vista la nostra operazione debba essere, diciamo, portata avanti, e naturalmente debbano essere discusse gli eventuali contraccolpi successivi. Io anche sono convinto del fatto che una delle questioni che dovrà essere affrontata in futuro e non ora dalla provincia, ma anche da noi che oggi esprimiamo direttamente la provincia, è quello delle location delle scuole. C'è certamente da contemperare l'esigenza da un lato di praticità di accesso dei nostri studenti alle scuole superiori e l'esigenza però di non svuotare i presidi di montagna. Penso che sia importante anche tener conto di questo. Quindi sono discussioni che noi dobbiamo fare, dobbiamo tenere conto, dobbiamo anche produrre in una scaletta in modo da sapere tutti i collegamenti che dobbiamo fare, ma oggi però a questa cosa dobbiamo votare sì, dobbiamo mandarla avanti e dobbiamo fare un'operazione positiva per il territorio. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? Rasolo. Sì, riprendo un po' quello che ha detto Paolo Furia. Ma allora io intravedo in questa operazione un'operazione che sia fondamentale e sicuramente importante per il sistema. Il sistema che fa capo all'amministrazione provinciale, il sistema che fa capo alla città di Biella, ma il sistema che fa parte anche al sistema scolastico stesso. Vedete, diceva anche il consigliere di Buongiorno Biella, quando abbiamo più supplementi di indagine per parlare di supermercati, certo, probabilmente in quella direzione lì sono perfettamente concorde. Quando invece si parla di formazione professionale, quando si parla di istituti scolastici che vanno a favore delle nostre classi più giovani, beh, direi che sicuramente la discussione ci deve essere, ma credo che qua siamo tutti d'accordo che un'operazione di questo genere, che è un'operazione, come ribadisco, di sistema e che può essere molto utile per la nostra realtà,
perché io intravedo solo elementi positivi dal punto di vista architettonico del sistema, perché comunque andiamo a riqualificare comunque una zona che era il vecchio deposito ATA, perché comunque così com'era diventava un'altra delle zone dismesse della nostra città, e quindi in questo caso, visto che tra l'altro va a sistema e a spina di pesce con altre istituzioni che sono lì, può diventare, non dico un vero e proprio campus aperto, ma però comunque va in quella direzione. Parliamo di enogastronomia, perché poi si va in quella direzione. Ricordiamoci che fra una settimana comincia di nuovo a Torino Slow Food, e comunque sarà sempre a dimensione annuale, e quindi in quella direzione, tra l'altro anche con il sistema della progettazione europea, ci saranno sempre maggiori finanziamenti e maggiori opportunità, soprattutto per le aziende anche del territorio, quindi questo può essere anche da stimolo imprenditoriale, quindi ben venga in quella direzione. Forse intravedo solo un piccolo problema che potrebbe invece diventare un'opportunità, che in effetti quelle aree e quelle scuole e quelle stanze che invece sono al momento a Città Studi dopo verranno lì, ma magari quello può essere uno stimolo per collegarsi anche di più nei confronti di Città Studi. Come già detto il consigliere Furia, poi ovviamente questo tipo di progetto andava su una ristrutturazione completa, non con una ristrutturazione, ma andava a ricostruzione nuova di un'area. Quindi sono tutti, secondo me, elementi positivi che, per fortuna, da un certo punto di vista, con il sistema, con il gioco di squadra che è stato fatto, sono arrivati. 11 milioni di euro in questo periodo non sono pochi e possono essere veramente a funzionalità estrema del sistema Biella. Grazie. Grazie, consigliere. Ci sono ancora interventi? Se non ci sono più interventi, do la parola per la replica all'assessore Presa. Prego. Sì, la questione della tempistica, che però era nota a tutti perché se ne parla da un anno, no? Quindi non era novità. Il problema è che noi un anno fa abbiamo espresso una manifestazione di interesse, poi ci sono voluti 8-9 mesi perché ci fosse l'assegnazione del bando, come è stato detto, quindi c'è un tempo morto. Non avevamo nessuna certezza, cioè, che il progetto trovasse una collocazione nell'assegnazione dei fondi, anche perché il numero dei progetti presentati a livello nazionale erano tanti. E quindi e oggi non siamo qui, siamo a un punto di partenza, anche rispetto a una visione strategica della città. Cioè, oggi noi sappiamo che per una serie di fattori condizionanti dal punto che erano la disponibilità dell'area, di un'area comunale, perché questo era espressamente citato, e che avesse requisiti di standard tipici di un'area non eccessivamente concentrata, perché rispetto agli standard, se fosse la scuola fosse stata al di fuori di questo contesto, non erano i 7.000 metri, erano 18.000 metri. No? Quindi la disponibilità di standard utilizzabili per lo sport, per il parcheggio, eccetera. E quindi non era facile combinare questa esigenza con una collocazione in un centro già costruito con forte concentrazione urbanistica, no? Quindi la somma di questi fattori ha fatto sì che l'amministrazione, dovendo valutare quali erano le aree a disposizione di sua proprietà, non avesse molte scelte, no? E questa scelta casualmente andava a ottimizzare, quindi a ridurre quella che era la richiesta in un'area completamente splateata di 18.000 metri, a condensare le esigenze dell'edificio e quelle primarie dell'edificio, quindi di standard privati, nel rispetto dei parametri ministeriali in questi 7.000, mettendo però a disposizione tutto il resto. Ora, questo però ha anche aiutato a definire delle scelte e a valorizzare delle scelte. Poi possiamo chiamarle progetti, diventeranno strategiche probabilmente nel momento in cui diventano opere e queste opere saranno completate, che riguardano tutto l'intorno e che comprendono il Biella Sud. Allora, intanto perché l'affaccio ATAP, dove sono gli uffici, no, si è visto aggiudicare un contributo di 750.000 euro grazie anche qui a un intervento congiunto a livello di sistema della formazione e l'agenda digitale. No,
c'è stato un lavoro anche partecipato da questo punto di vista, no? Così come questa proposta che arriva dalla scuola superiore non è che nasca spontaneamente, è frutto di un'elaborazione all'interno del mondo della scuola. Quindi diciamo che questo comparto di Biella Sud, se noi, che comprende da una parte la scuola innovativa, dall'altra parte un centro di formazione permanente, che però ha prelude a utilizzare spazi ulteriori, perché la parte degli uffici exata può ospitare 5-6 laboratori, ma nel momento in cui questi laboratori hanno una frequentazione, è chiaro, questo genera problemi. Già oggi ci sono problemi per la formazione degli adulti, tant'è che vengono chieste al Comune aule aggiuntive rispetto a quelle che sono in dotazione agli istituti ordinari. E poi pensiamo al periferie 2, progetto che abbiamo visto la volta scorsa in Comune, no? E c'è un collegamento stretto che vanno praticamente a riqualificare una parte della città che assume una caratteristica dinamica rispetto alla situazione attuale, no? Che mette in rete tutta una serie di servizi. Ora noi col progetto Periferie 2 siamo andati a potenziare o a integrare o ad aggiornare lo stato di fatto di tutta una serie di impianti, e la piscina, e i campi sportivi, l'interno del palazzetto dello stadio. Insomma, cioè, nel senso che le tre operazioni che oggi configurano future azioni, quindi delle opere da realizzare, diventano di fatto sinergiche in una logica, se vogliamo chiamarla strategica, di sviluppo della città. Per questo oggi noi qui non siamo qui ad approvare il progetto che dovrà ancora venire, sul quale dobbiamo discutere, ma a convenire o meno e a rinnovare quella che è una manifestazione di interesse. Oggi mi pare che negli ambiti in cui si è svolto il dibattito, compreso quello che si sta svolgendo adesso, non esistono, cioè non è che vengano fuori elementi alternativi o contraddittori per cui possano nascere conflitti di interesse sulle destinazioni di un'area, di quest'area rispetto ad altre destinazioni. Ancor meno quello del vecchio ospedale, essendo impedito di fatto la realizzazione di questo impianto, perché là non ci sono le condizioni, non ci sono nemmeno le condizioni urbanistiche in base a quanto richiesto dal MIUR e dall'ente che deve costruire. Per cui sarei sereno da questo punto di vista nel dire, siccome nella dinamica, e il piano direttore Gaulenti lo richiamava, no, la massima attenzione ai treni che passano, cioè quindi alle occasioni, e la massima adattabilità, tra l'altro, in una logica che traguarda un futuro che è molto ampio, cioè questa in una fase dove l'alternativa è mantenerci un'area dismessa che si aggiunge alle altre con difficoltà di collocazione perché altrimenti dovremmo concentrare la capacità di investimento di questa amministrazione per i prossimi 5 anni se volessimo ristrutturare, a fare un intervento diretto, no? Quindi utilizzando risorse esterne, cioè tutto questo mi sembra che colga una linea strategica su cui la città si deve muovere e la logica con la quale si deve muovere anche in altri contesti che ben conosciamo, no? Che riguardano da nord a sud il corpo centrale della città, i quartieri periferici, piuttosto che la zona, l'asse di via Carso, e piuttosto che... Allora, da questo punto di vista sarei sereno nel cogliere da una parte l'esigenza per una proiezione di sviluppo della città e, diciamo, la rigenerazione, possiamo chiamarla così, di un'area che assume una funzione sulla quale tante volte ci siamo interrogati, ma dove non c'erano risposte, valutando le opportunità che nell'ordinarietà non si sarebbero manifestate. Quindi devo dire, da questo punto di vista sarei sereno e colgo la positività degli interventi che tutto sommato mi pare rispondano al lavoro a cui l'amministrazione ha partecipato, ma che non è solo il lavoro dell'amministrazione, devo dire, per fortuna sostenuto sia molto bene, sia a livello scolastico e apprezzato, e a livello provinciale, quindi questo è. Dopodiché è un pezzo. Io penso che non mancherà motivo per ragionare, ovviamente a seconda delle opportunità, se vogliamo, ma anche dei pensieri che possono essere, dei contributi che possono venire da tutti, no? per definire un quadro strategico complessivo per la città, no? Che però poi si realizza nel momento in cui porta a concretizzare delle opere. Passiamo alle dichiarazioni di voto, 3 minuti per ciascun gruppo. Dino Gentile. Allora, naturalmente il primo applauso di questa operazione va alla scuola, che ha fatto il progetto e che è stata brava.
va ai suoi docenti in particolare, e al suo preside. Qui abbiamo un preside di grande esperienza, di grande competenza, che tra l'altro assicura, diciamo, una presenza, una continuità dirigenziale che ci lasciano tranquilli, cioè non è un preside che va in pensione il prossimo anno, è un preside di grande competenza che per un po' di anni governerà quell'istituto. Si tratta poi in definitiva di una traslazione, perché noi spostiamo un istituto di 400 metri, è già un'area fortemente urbanizzata da studenti, nel senso che abbiamo lì il liceo classico, abbiamo l'istituto del preside Molinari e abbiamo il liceo delle scienze umane. Quella è un'area di studenti, si caratterizza in maniera naturale. Il fatto che quell'istituto dia la possibilità ai propri studenti, tra l'altro, di uscire dalla porta e di entrare dritti in piscina, a sinistra allo stadio, in tutte, diciamo, le strutture sportive che ci sono, credo che anche dal punto di vista urbanistico sia una scelta assolutamente azzeccata mantenere in quell'area una scuola di quel genere, e non da Viale Maccalè, dove attualmente è preside Molinari con i suoi professori, traslarla da un'altra parte della città. Quindi il voto è assolutamente favorevole e i complimenti vanno ai docenti e al preside di quella scuola. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Francesca Menegon. Grazie Presidente. Viale in Comune voterà a favore per tutti i motivi che chiaramente qua sono stati richiamati e che non ridico, ma che comunque Viale in Comune ha preso in considerazione. Voglio richiamare però due elementi che sono importanti per il nostro sì. Sicuramente il primo è che non c'è un consumo di suolo, è una zona che ad oggi è una rimessa, un grande parcheggio asfaltato diventerà una scuola, e con questa delibera proprio questa lo diventerà, non dico per sempre perché non ci saremo, ma lo diventerà come area di vita, servizi di scuola superiore per sempre. E quindi quello che facciamo noi oggi, che magari è un tassello piccolino però è importante, è dire che quel pezzo di territorio sarà sempre una scuola e non più un parcheggio. E sicuramente il posto è il più adatto, perché può scatenare una sinergia che sarà possibile tra le altre scuole superiori, per tutto quello che è già stato detto, con gli impianti sportivi, quindi offrendo anche una realtà che a Biella c'era, ma forse non in maniera così forte, che quella legata all'essere studente, e c'è magari anche in altri paesi stranieri. Quindi la possibilità di andare a scuola, ma di aprire anche le porte della scuola ad altre dimensioni, che sono quella sportiva, che sono quella anche del territorio e della società. E un altro elemento importante è che una scuola innovativa, sicuramente nel progetto, perché è un progetto che è buono, pulito e giusto, per citare, insomma, così anche in maniera semplicistica forse una famosa frase, e che quindi si basa su quello che è un settore che è in crescita e che caratterizzerà lo sviluppo dell'Italia, caratterizzerà anche l'identità italiana, lo sta sempre più facendo, ma potrebbe caratterizzare in parte anche l'identità del nostro territorio. Secondo me è una scommessa che va percorsa, nel senso che noi siamo un territorio tessile, non ci dimentichiamo il know-how, la nostra storia, la nostra identità che portiamo avanti, attiriamo anche persone che si vogliono formare su questo settore dall'esterno, ma perché no diversificare, potenziare anche un altro settore. E una scuola innovativa, penso agli studenti che si iscriveranno e che potranno frequentare tra i primi questa scuola, avranno la possibilità magari anche di essere attirati nel nostro territorio. E questo non che le scuole di oggi non possano attirare, però sicuramente una scuola completamente nuova, con un progetto, e sono d'accordo con Dino Gentile nel ribadire il ringraziamento a chi l'ha pensato questo progetto, quindi al mondo della scuola, nuovo ed innovativo e magari anche diverso per il nostro territorio, è una sfida che secondo me il Comune di Biella, diciamo, non deve così ostacolare. E quindi è vero, possiamo avere anche dei dubbi su alcune cose, ma gli aspetti positivi sono maggiori, e quindi Biella in Comune voterà sì. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Bene, se non ci sono... Antonio Ramella Gall. Ecco, direi che diventa difficile non essere d'accordo con un intervento di questo tipo, apprezzabile dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del lavoro che c'è stato per cercare quelli che sono i fondi per poterlo realizzare. Ma cos'è che non ci permette di essere sereni in questa votazione per quello che riguarda Buongiorno Biella? È il fatto che vorremmo spostare un attimo la visuale di questo problema. Noi, lo so che siamo anche noiosi, ma continueremo a esserlo fino alla fine, perché questo è il mandato che ci è stato dato, di essere noiosi. Essere noiosi sul fatto di puntualizzare quello che sarà il futuro di questa scuola qua. Se questo è un pezzo del futuro della nostra città e del nostro territorio, per cortesia, ci volete dire che idea globale avete dello sviluppo di questo territorio? Oggi sentiamo dire dall'assessore Presa, e mi permetto di dire che lo conosco così bene, anche nella sua integrità politica, che se ha detto quelle cose vuol dire che le pensa e le sa. Se questo intervento dovrà portare a una nuova vocazione di questo territorio, ci potresti dire davvero qual è? Perché è un po' scura. Con chi è stata condivisa? Cioè, nel senso, dalla Camera di Commercio, Unione Industriale, alle associazioni di categoria, a Città Studi stessa, conoscono perfettamente quale sarà questa vocazione che ci farà uscire in parte dalla nostra vocazione storica e ormai vecchia, sembra del tessile, che non sembra più sostenere questo territorio. E allora, quando noi chiediamo al sindaco, ma lo chiediamo con convinzione, perché vogliamo bene al sindaco di Biella dal punto di vista politico, perché ne facciamo tutti parte, che non basta la sua presenza e la sua capacità all'interno di un consiglio comunale, ma che deve essere molto più forte all'interno anche delle decisioni del territorio, è perché Biella è fondamentale nello sviluppo del territorio. Non può crescere Biella in un modo e il territorio non sapere su cosa sta crescendo. Guardate che prendo ad esempio le dichiarazioni che sono state fatte su un caso che sembra abbastanza ormai messo in un cassetto, ma che è sintomatico di come la pensiamo in questo biellese, che è la questione di Amazon, dove il presidente della provincia dice: vabbè, abbiamo perso questa opportunità, tante sono le città che si candidano per le Olimpiadi, vince una sola. Abbiamo scritto una lettera per dire: venite pure, il nostro territorio è abbastanza accogliente per poter fare un'operazione, una mega operazione di questo tipo, che davvero probabilmente avrebbe cambiato un pezzo della vocazione del nostro territorio o avrebbe dato delle opportunità imprenditoriali anche agli stessi imprenditori che qua operano, no? Avremmo fatto il possibile probabilmente, ma secondo voi qualcuno che non conosce bene Biellese, che legge i nostri giornali, ho finito? Ecco, finisco subito. Allora, chi si sente dire abbiamo finalmente venduto l'aeroporto per 70 euro, che è una battuta, e conosco abbastanza bene anche qua Giorgio Gaido per dire che non può pensare una cosa del genere. È vero che si sono tolti un problema, ma abbiamo tolto il problema dell'aeroporto. Da un'altra parte, fra un po' ci toglieremo il problema di gestire le nostre linee di trasporto su gomma, perché abbiamo fatto un accordo ancora più grosso che non sappiamo davvero dove ci porterà. Se andiamo a vedere quali sono le condizioni delle ferrovie, sappiamo tutti, ho vissuto un'esperienza, la racconterò la prossima volta, Presidente, ieri mattina, che è davvero patetica in una città come Biella. Abbiamo bisticciato per 20 anni per l'autostrada Carrizo-Santià e non la faremo da nessun'altra parte. Questo è il futuro che qualcuno al di fuori legge del nostro territorio. Allora, questa scuola, messa così in questo momento, che è un'eccellenza e lo potrà essere, ci sembra così avulsa, che rischia di essere una cattedrale di nuovo nel deserto del Biellese, perché non abbiamo capito bene davvero quale potrebbe essere questa nuova vocazione che questa scuola potrà portare. Per questo ci asterremo da votare questa alla delibera. Ci sono ancora dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, Sergio Leone. Chiaramente, con le cose che abbiamo detto sinora, il nostro sarà un voto estremamente positivo.
Rimango un po' perplesso sulle cose che ha detto ora il collega che mi ha preceduto, perché insomma questa amministrazione ha trovato questa città nella situazione che forse era 15, 20, 30 anni fa completamente isolata sia per strade e per treni. Amazon molto probabilmente ha fatto una scelta dove era molto più facile per quella ditta inserirsi in modo veloce in un polo logistico molto più vicino alla costruzione, cioè al posto dove avrebbe voluto mettere questo stabilimento. Per cui, Ramella, ci sono dei retaggi storici che non vanno imputate né a questa amministrazione né a quella precedente, perché sono situazioni che si sono trovate. Volevo solo dire ancora una cosa: invece il ruolo importante che il comune, comunque, che le istituzioni territoriali hanno, sia pubbliche che private, nel portare avanti con una sola voce quale deve essere lo sviluppo di questa terra. Perché questa terra, siamo 180.000 abitanti, non lo so, e quando dico terra dico biellese, rimane proprio una porzione, una piccola porzione di questo Piemonte, per cui se riusciamo ad ottenere, a portare a casa qualche successo, qualche cosa di importante come mi pare che sia questa, l'abbiamo fatto e lo faremo, soprattutto perché lo faremo insieme. E questo di un futuro insieme a tutto il territorio deve essere la missione che i politici, che i partiti politici di destra e di sinistra dovranno avere per il futuro, se no non si va da nessuna parte, come purtroppo è successo negli anni passati, quando c'erano delle istituzioni che tiravano da una parte, altri da un'altra parte, private e pubbliche. Invece noi abbiamo questa missione, il Comune di Biella l'ha anche messo per iscritto su un patto che ha fatto con il territorio, patto del Battistero, che per ora è per la gente e per questa agenda digitale, ma che deve essere lo strumento che deve portare a questo territorio, Biella e tutto il biellese, ad uscire dal suo isolamento e dal suo difficile momento economico. Ci sono altre dichiarazioni? Se no, convoco gli scrutatori, che sono Saccà, Zuccolo e Maio. Grazie. Per favore. Chi è d'accordo per l'approvazione di questa delibera, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 2. La delibera viene approvata. Allora dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è d'accordo per la immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. Grazie. La delibera, anche l'immediata eseguibilità, viene approvata. Passiamo alla delibera successiva. Manifestazione di interesse presentata in forma congiunta da Provincia e Comuni di Biella per la costruzione di scuola innovativa in attuazione all'articolo eccetera eccetera, formalizzazione dell'intesa e impegni conseguenti alla realizzazione dell'intervento. Do la parola all'assessore. Sì, il tema è strettamente collegato a quello precedente, quindi si ripete.
diciamo che in relazione alla collocazione urbanistica, se fosse venuta una richiesta di fare una scuola lì, era già compatibile col piano esistente, quindi no, non c'è la rivoluzione copernicana sulla destinazione dell'area, no? Quindi, e, dopodiché è anche vero che per quanto riguarda invece le reti di comunicazione, mi pare che scelta di questa amministrazione, ma con componente significativa del territorio, sia quella di procedere all'elettrificazione della ferrovia Biella-Santià, cioè scelta strategica, magari limitata, ma devo dire ampiamente condivisa, perché si è optato tra strada e ferrovia, dando priorità alla ferrovia, fermo restando che sul progetto autostradale il tema è del tutto aperto. Però qui mi fermo perché spero ci sia ampio spazio a discussioni che dovranno venire e che dovranno coinvolgerci tutti in una fase molto prossima, devo dire, per cui passerei la votazione se adesso... Grazie. Ci sono interventi rispetto a questa delibera? Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, convoco gli scrutatori, grazie, che sono sempre quelli di prima. Sacca, che mi vuole bene perché lo... Zuccolo e Maio. Chi è d'accordo all'approvazione di questa delibera alzi la mano. Potete abbassare le mani. Chi è contrario? Chi è contrario? Mi sembra nessuno. Chi si astiene? Due. La delibera viene approvata. Anche di questa delibera dobbiamo approvare l'immediata eseguibilità. Alzate le mani, per favore, se siete d'accordo. Unanimità. Abbassate pure le mani. Chi è contrario? Nessuno. Anche per questa delibera è stata approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 5 del nostro ordine del giorno: adesione del Comune di Biella al patto dei sindaci. Lo illustra l'assessore Presa. Sì, anche qui siamo di fronte a un adempimento non obbligatorio, ma una possibilità che il Comune ha per aderire al cosiddetto patto dei sindaci, secondo le ultime indicazioni della Comunità Europea e come era previsto dal programma elettorale. Che cosa dice la Comunità Europea? Nel 2008, alla luce dei temi che riguardano la salvaguardia dell'ambiente, la sostenibilità dello sviluppo, che partono da Kyoto e arrivano fino al congresso di Parigi più recente, la Comunità Europea dice bisogna che ci siano azioni che partono dal basso per poter arrivare a uno sviluppo che riesca a contenere, diciamo, l'emissione di CO2 o la produzione di gas clima alteranti entro valori che siano compatibili con la sopravvivenza del pianeta. Ora abbiamo assistito a convegni anche recenti, anche qui a Biella, dove noti meteorologi ci dicono che, soprattutto alla luce delle elaborazioni scientifiche che sono state manifestate a Parigi, se la Terra mantiene questa produzione di CO2 e di gas clima alteranti, nel 2050 può essere soggetta a un aumento di temperatura di 5 gradi incompatibile con lo sviluppo del pianeta. Allora l'impegno che oggi è stato richiamato al G20, ma che una parte grande responsabilità è dei paesi fortemente industrializzati, ma non da meno alcuni aspetti che riguardano questo tema derivano ad esempio dall'agricoltura, dall'allevamento, no? E da aspetti che sono fondamentali per la sopravvivenza anche di paesi poveri, o soprattutto dal trasferimento di attività di produzione altamente inquinanti che si spostano dai paesi più industrializzati ai paesi, diciamo, in fase di sviluppo, non ultimo Cina, India, eccetera, laddove, anche se si stanno rafforzando, le regole di tutela sono bypassabili.
Allora, che cosa dice questo piano? Mentre le indicazioni del 2008 dicevano le amministrazioni possono impegnarsi in un patto per ridurre del 20% la produzione di energia entro il 2020, e questo è avvenuto per un gran numero di amministrazioni, ora si punta a un traguardo superiore. Nel 2015 la Comunità Europea dice si rinnovano i patti dei sindaci e si pone un obiettivo ulteriore, che è la riduzione della CO2 del 40% entro il 2030. Allora, è vero che per tutta una serie di fattori, non ultimo la crisi industriale, economica, no, alcuni obiettivi, almeno quelli del 2020, sono in buona parte raggiungibili. Più complesso è pensare a una riduzione del 40%. Ora, che cosa è avvenuto in questi ultimi 10-15 anni nel nostro territorio rispetto alla produzione di CO2 e, diciamo, all'inquinamento, in modo particolare quello dell'aria? E che nel frattempo ci sono state introdotte nuove tecnologie, diciamo, politiche nazionali hanno favorito forme di integrazione, di contribuzione aggiuntiva per quanto riguarda la produzione di energia alternativa, la coibentazione delle case, quindi interventi in natura di ristrutturazione edilizia. Le amministrazioni sono attivate con processi di fluidificazione del traffico. La stessa città di Biella ha eliminato una quarantina di semafori, però tutto questo ha favorito in termini di congestione e di combustione mi pare 2 milioni di ore di oltre al risparmio del tempo, di cui sicuramente il sistema ambientale nel suo complesso ha guadagnato. Così tutti hanno cercato di disegnare processi di attraversamento laterale, no? La città, ad esempio, facendo un sistema di tangenziali che hanno lambito la parte est, la parte ovest della città e la parte sud, sicuramente ha evitato processi di attraversamento che hanno avuto in passato, no? Hanno generato situazioni di congestione del traffico ma anche del relativo inquinamento. Il sistema di teleriscaldamento ha contribuito a concentrare 200 grossi produttori, caldaie di grosso calibro, che prima addirittura andavano a nafta, chiamavano la cosiddetta nafta ecologica o a gasolio, e così l'estensione della rete del gas metano ha contribuito e va nella direzione di migliorare lo stato delle emissioni. Così il processo di diciamo aggiornamento per quanto riguarda la motoristica, cioè si è passati dall'Euro 1, dall'Euro 0, all'Euro 6, insomma, in atto ci sono, il sistema produttivo cerca di adeguarsi con soluzioni che comunque, ahimè, non sempre sono compatibili con lo sviluppo. Quindi che cosa consiste questo provvedimento? Cioè, il sindaco dovrà assumersi l'impegno nei confronti della Comunità Europea di definire una serie di azioni, e questo entro 2 anni, cioè quindi un piano di azione per l'energia ecosostenibile e per la riduzione dei gas climalteranti. Ovviamente questo deve tradursi vuol dire demandare a un progetto, che ovviamente deve essere affidato a personale tecnico specializzato, che deve seguire le direttive anche dal punto di vista scientifico e quantizzare gli ipotetici risultati corrispondenti a una serie di azioni che dovranno essere specificate per raggiungere gli obiettivi entro, ovviamente, con una scala di priorità che devono disegnare in parte per quanto riguarda l'impiego dell'energia, la produzione di energia, il consumo di energia, l'inquinamento dell'aria, ma da questo punto di vista anche non solo dell'aria, ma anche del suolo. Ad esempio un tema rilevante è quello dei rifiuti, cioè viene attribuito alla raccolta differenziata, ad esempio, e soprattutto a un'ottima gestione della parte organica dei rifiuti per la produzione di energia alternativa, viene attribuito su scala globale il 5% dei fattori di produzione di CO2. No. Quindi, diciamo, il tema è un tema molto trasversale, a 360 gradi, no, che punta a definire o a controllare alcune situazioni. Ad esempio, la questione l'allevamento e la gestione in agricoltura di gas, di sostanze azotate, compresa la concimazione al letame, per dire, contribuiscono su scala globale al 30% dei fattori di produzione di CO2.
No? Quindi è chiaro che saremo chiamati a confrontarci su una serie di temi, alcuni facilmente comprensibili, altri da valutare per l'effetto indotto che possono generare, ma che possono dar luogo a delle azioni che dovrebbero consentire a questa amministrazione, ovviamente azioni ad articolare nel tempo, il raggiungimento di questo contenimento della produzione nella misura del 40% a far tempo di una data che dovremo stabilire. Ora qui siamo alla definizione dell'obiettivo e quindi a autorizzare di fatto, a consentire al sindaco questa adesione, che però dovrà tradursi in tutta una serie di azioni che avremo modo e tempo di condividere con il consenso di questa amministrazione, insomma di questo consiglio. Sì, grazie. Si apre la discussione, delibera normale, 10 minuti per i capigruppo, 7 minuti per ciascun consigliere. Chi è che vuole prendere la parola? C'è qualcuno che vuole intervenire? Se nessuno interviene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, convoco gli scrutatori. Dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto sarà di Fratelli d'Italia, sarà negativa per due ordini di motivi. Il primo è che non abbiamo compreso bene dalle parole dell'assessore qual è questa spesa di euro 15.000, in aula almeno, l'abbiamo saputo in commissione, però sì, nella delibera vi è anche un impegno di spesa di 15.000, è corretto dirlo, per la redazione di un piano che magari, come ha ricordato in commissione il consigliere Raise, ben più correttamente poteva essere realizzato da Enerbit. Allora Fratelli d'Italia dice: o chiudiamo Enerbit, o se abbiamo Enerbit gli facciamo fare i piani e non andiamo a ficcare l'ennesima consulenza ad un terzo per euro 15.000. Quindi questo è il primo dei grossi problemi. Il secondo l'ho anticipato all'assessore in commissione, quindi non ci sono infingimenti. Chi è contrario alla riduzione dell'inquinamento? Un folle. Però vedete, qualche tempo fa ci avete detto: siete voi contro la ludopatia? E noi sì, perché chi è contrario a fare la battaglia alla ludopatia? Poi mettete in campo nottetempo un'azione rispetto al quale noi segnaliamo dei grossi problemi giuridici che espongono, potrebbero esporre pesantemente il comune in termini di risarcimento, e va bene, è legittimo, attenzione, non diciamo mica, anzi è chiaro che speriamo che il comune la vinca la battaglia. Noi crediamo che sia stata impostata in termini garibaldini e speriamo che la vinca il comune, però non possiamo accettare di venire a sapere da terzi che il dirigente Migliorini, quando interloquisce con le categorie, dice: ah beh, ma cosa state dicendo? Non è amministrazione, è tutto il Consiglio Comunale che ha votato questa roba qua, è Moscarole del Mastro, no signore? Perché voi sapete che noi in commissione su quella battaglia abbiamo detto: noi siamo come voi contro l'utopatia, ma realizzata così è un disastro e potrebbe essere fonte di risarcimento del danno. Ora, io sono per la riduzione dell'inquinamento, ma chi non lo è? Come dire a uno: sei a favore della fame nel mondo? E chi è a favore della fame nel mondo? Certo che se poi dal giorno dopo l'amministrazione di Biella decide di chiudere quelle tre fabbriche che sono rimaste a Biella e per di più va a raccontare che l'ha voluta chiudere Andrea Del Mastro e Fratelli d'Italia, allora un problema c'è. L'ho anticipato in commissione, non è per noi normale che si svolga in questi termini la questione, quindi noi, non potendoci fidare evidentemente, dato che l'altra volta abbiamo votato un documento generale astratto e il giorno dopo, senza il coinvolgimento di nessuno, vi è stato un atteggiamento e termino da texani che secondo noi espone il comune a un risarcimento del danno dopo avervelo motivato con documentazione e sentenze in commissione, noi non possiamo aderire ad una cosa che fa sì che domani, se presa si alza, chiude tre fabbriche. Oltretutto
ritengo, e termine, chiedo scusa a Merlo, ma non l'ho neanche usato perché doveva essere veloce il la possibilità di parlare durante la sera di discussione, quindi termino. Non è corretto che non si spieghi che c'è anche 15.000 euro di consulenza dentro sta roba qua. Non è solo l'affermazione del sesso degli angeli, ci sono 15.000 euro di consulenza. Per una cosa che, come ha detto Raise, non il brutto, sporco, cattivo e fascista Andrea Del Mastro, ma come ha detto Raise in commissione, poteva essere affidata ad Enervi. Per paradosso era meglio chiudere Enervi che oggi venire qua e dire: ragazzi, abbiamo chiuso Enervi perché non serve a niente e quindi diamo questa consulenza. Invece abbiamo Enervi e fichiamo le consulenze. Lo trovo paradossale nella maniera in cui l'ha sollecitato, l'ha spiegato bene Raise, e per questi motivi Fratelli d'Italia voterà contro questa delibera. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, convoco gli scrutatori. Sì, volevo però, per la questione tecnica... Mi spiace, ma è chiusa la no, la, però la siccome era... Mi spiace, non puoi non più intervenire. Abbi pazienza, ma seguiamo le regole. Chi è favorevole all'approvazione di questa delibera alzi la mano. Ventuno. Abbassate pure le mani. Chi è contrario? Uno. Chi si astiene? Tre, sei. Sei. La delibera viene approvata. Sette. La delibera comunque viene approvata. Bene, abbiamo esaurito i cinque punti dell'ordine del giorno. Passiamo al sesto, alle mozioni. Do la parola al capogruppo. Abbiamo anticipato che l'abbiamo ritirata. Sì. Viene ritirata la mozione, per cui abbiamo esaurito i punti dell'ordine del giorno, la seduta viene sciolta, arrivederci.